Tante volte in consulenza o addirittura ancora prima al telefono mi si chiede che tipo di macchinario impiego nel mio metodo per trattare il viso e ogni volta evito di rispondere. Non dico mai quale tecnologia utilizzo nel mio protocollo. Questo perché il metodo che ho creato, una nuova pelle, viene costruito e strutturato sulla singola persona, sulle esigenze di ognuna di voi e di conseguenza ognuna avrà un trattamento differente. Non perché ci sia un segreto e non lo voglio svelare, ma al di là del fatto che anche la più performante tecnologia può risultare inefficace se viene usata senza un criterio ben preciso, la maggior parte delle volte decido proprio durante il trattamento stesso di utilizzare un macchinario piuttosto che un altro. Come? Osservando la pelle in quel momento biologico suo e a seconda delle sue necessità e di come reagisce ai prodotti, decido quello più appropriato. All'interno del metodo Una Nuova Pelle uso diversi macchinari, ma non sono loro che garantiscono il successo di un percorso. Non fanno loro la differenza, bensì l'integrazione di principi attivi, manualità e tecnologie. Ci sono volte in cui decido di usare una tecnologia che veicola in profondità i principi attivi di cui la pelle ha bisogno in quel momento biologico, e altre invece, per dare struttura e compattezza al tessuto, utilizzo un'altra, ad esempio, per stimolare la formazione di collagene nuovo. Quello che mi sento di consigliarvi è di non inseguire l'ultima tecnologia del momento o quella che ha funzionato ad una vostra amica, se prima non conoscete esattamente la vostra pelle e che cosa questa richiede. Nel mio protocollo di lavoro l'approccio è globale e questo fa la differenza. Il mio metodo è sincronizzato e bilanciato fra principi attivi, manualità e tecnologie durante i trattamenti in istituto, una disciplinata autocura specifica e ovviamente uno stile di vita sano.